Io quest'oggi vorrei fare solo un breve intervento su Gaza e la questione del Gaza. Io sono di meno rilevante per ciò che noi dovremmo rappresentare nel futuro, perché abbiamo una questione decisiva di politica estera e abbiamo anche una questione decisiva di come riattivare quel processo che renda la nostra cultura e i nostri valori, come posso dire, non più chiusi dentro la dimensione dell'appello della manifestazione, ma capaci di operare all'interno della società nazionale e almeno europea. C'è una grandissima battaglia culturale da avviare che ha un terreno decisivo nel campo dell'informazione, perché tutta la questione del conflitto israelo-palestinese verte su questo. Poderosissimi strumenti di propaganda e di manipolazione sistematica del governo israeliano e dei suoi sostenitori hanno costruito un'informazione mainstream colma di menzogne, colma di deviazioni dal senso, e per capirlo non c'è bisogno di leggere la stampa araba. Basterebbe leggere quella parte piccola ma fondativa in questo campo di quella stampa israeliana che denuncia questa disinformazione da sempre. Grande giornalista israeliano Gidon Levi ha scritto un articolo dal titolo e dal contenuto palmare che spiega questa come le altre guerre, le altre aggressioni, che si intitola Israele non vuole la pace. Questo articolo circola sulla rete, leggetevelo, procuratevelo, è di una chiarezza adamantina ed è inconfutabile. Ora, guardate, al centro del processo di manipolazione dell'informazione condotta dal governo israeliano e dai suoi numerosi cantori a livello internazionale, mondiale, c'è l'autovittimizzazione. Cioè, noi siamo sempre e comunque le vittime. Anche questa volta la pioggia dei razzi poco efficaci palestinesi che vengono dai Gazawi, cioè da Hamas o da altre forze, e sui quali possiamo fare critiche o disamine, ma non nascono come ci vogliono fare credere da un'originaria volontà di distruggere Israele, come ripetono ininterrottamente, ma dal fatto che da quando Sharon ha deciso il ritiro da Gaza, ne ha determinato dei coloni, ne ha determinato un'occupazione molto più violenta e molto più perversa. Perché il ritiro ha significato l'operazione di blindare la striscia di Gaza, blindarla in una gabbia contro le forze militari e l'autorità israeliana controllano i confini, il passaggio delle merci, lo spazio aereo, lo spazio marittimo, controllano perfino l'anagrafe, le carte d'identità che hanno a Gaza non sono emesse da un'autorità di Gaza, ma sono emesse sempre dagli israeliani. È scritto oltre che in arabo anche in ebraico. Allora c'è un controllo totale e Gaza è stata sottoposta allo stilicidio di un micidiale assedio quotidiano, ora per ora, minuto per minuto, e scusatemi,
da che esiste l'umanità, l'assedio è considerato atto di guerra. Non è un'azione neutra. Questa cosa l'ha spiegata in un altro articolo comparso su Arez l'ammirabile giornalista Amira Haas, che ha smontato una per una le menzogne. Guardate, il vittimismo è dunque questo: ci tirano in missione, non abbiamo fatto niente, anzi li abbiamo liberati. Chiamano avere liberato l'avere ridotto in un'infernale gabbia la popolazione civile di Gaza, che vive costantemente in una situazione infernale. Allora, questo vale anche per l'altra parte. Le colonie vengono continuamente espanse, la comunità internazionale fa letteralmente schifo. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sale al potere e dice: entro la fine dell'anno farò la pace in Medio Oriente. Non solo non ha fatto la pace in Medio Oriente, ma non è riuscito neppure a impedire la costruzione di un cesso. Si sono continuamente espanse le colonie con la favola dell'espansione naturale. Praticamente anche i palestinesi della Cisgiordania vivono in una prigione a cielo aperto. Se volete verificarlo sotto i vostri occhi, prendetevi dei trasparenti delle cartine geografiche, sovrapponete i checkpoint rigidi e morbidi, le colonie, come chiamano insediamenti, le strade, il reticolo di strade che i palestinesi non possono percorrere se non dietro a defatiganti richieste di permessi, poi la cartina dei territori sotto diretto controllo dell'esercito israeliano, poi la cartina del muro, e vi appare la prigione, non perché ve lo dice Moglio Vaglia o Picco Pallini, è lì davanti ai vostri occhi. Allora, tutte le finte trattative di pace, finte, sono tutte pantomime, cocktail party per la stampa internazionale dell'Occidente, a questo servono, e per i sodali del governo israeliano a partire dal governo egiziano. Allora, bisogna rompere questo cerchio perverso della colossale autovittimizzazione che si innesta poi sulla quella che è stata la disumana tragedia della Shoah, dello sterminio degli ebrei, che però viene usata in modo strumentale e in modo cinico per opprimere il popolo. Bisogna separare le due cose. Quella fu un'immane tragedia, ma cosa c'entra col fatto che da 50 anni un popolo vive nelle sue presunte terre sotto occupazione e sotto colonizzazione? Non c'entra nulla. Guardate, fortunatamente esiste ancora un'informazione libera dello Stato di Israele, esistono intellettuali, documentaristi che mostrano. Prendetevi per esempio un documentario che si intitola La legge qui da noi, gira su YouTube. Ebbene, ascoltate i giudici dello Stato di Israele che dicono come è stata ad arte costruita una legge per espropriare i palestinesi delle loro case, i diritti di proprietà, per renderli per esempio inesistenti in presenza. È stata inventata la figura giuridica perversa dell'absentee, cioè tu sei presente ma giuridicamente sei assente, per cui non hai titolarità alla tua casa. È una cosa incredibile. Quando Gidon Levi dice Israele non vuole la pace, fonda questa cosa su una verità semplicissima: lo Stato di Israele non ha mai voluto avere una Costituzione, cioè non ha definito mai i propri confini, non li definisce né li rispetta. I
confini sono stati definiti da due risoluzioni dell'ONU che parlano della Green Line. C'è un luogo che il 99% della comunità internazionale ha deciso che sia il confine fra i due stati, quello esistente e iperstrutturato dello Stato di Israele e quello virtuale, negato, che dovrebbe essere dello Stato palestinese. Ci sono risoluzioni internazionali approvate all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti compresi, e da quasi 50 anni non vengono fatte rispettare. Nel frattempo la manipolazione dei governi israeliani ha trasformato quelle in terre cosiddette contese, mentre sono chiaramente terre del popolo palestinese. E tenete conto di una cosa, che qualora si accettasse questa perversa dizione della terra contesa, comunque se una terra è contesa stai fermo finché la contesa non è risolta, non ci metti migliaia di persone. Quindi è una menzogna anche questa della terra contesa. Ma qual è il problema, come vi dicevo, è che noi dobbiamo cominciare a operare non con i soliti appelli che per l'amor di Dio vanno bene ma non risolveranno niente, finché noi non spezziamo questo cerchio magico che è culturale, ideologico, che è disinformazione, non succederà niente. Allora ecco che noi che ci chiamiamo per l'altra Europa abbiamo il problema principale da questo punto di vista, che riguarda l'economia, che riguarda la cultura, che riguarda tutto, che riguarda il famigerato TTIP e via dicendo. Non esiste un'Europa, quindi non esiste una politica estera europea, quindi non c'è, e ho finito, quindi non c'è la possibilità di avere un vero mediatore di pace. Gli Stati Uniti, al di là delle polemiche col governo statunitense, non sono un mediatore di pace perché sono parte in causa. Cioè stanno dalla parte comunque del governo israeliano. Oggi c'è una novità, con questo davvero finisco. La stampa ha subito titolato: Hamas non vuole la tregua. Bugia! Hamas ha detto: non vogliamo questa tregua. Vogliamo una tregua vera, e ha chiesto come mediatore Erdogan. Non è uno specchiato democratico, lo sappiamo tutti, ma è mediatore negoziatore mille volte più onesto del governo degli Stati Uniti d'America.